Scongiurato il rischio di annullamento, la Cole Marathon si farà regolarmente domenica 7 maggio. La notizia è stata diffusa ieri tramite una nota degli organizzatori che la scorsa settimana avevano invece annunciato la rinuncia all'appuntamento sportivo per via della carenza di contributi. Infatti, da parte di qualche ente, si attendevano ancora quelli dell'edizione 2022, ma dopo l'ultimo vertice tra le istituzioni coinvolte, tra cui i sindaci e gli assessori dei vari comuni e il consigliere regionale Luca Serfilippi, è arrivato un dietrofront grazie a una serie di garanzie che permetteranno l'organizzazione dell'evento. Assessore, è stata lei a promuovere questo tavolo di confronto per salvare la maratona dei valori. Che cosa è emerso nell'incontro di ieri? Nell'incontro di ieri abbiamo concertato naturalmente quello che la società ci ha chiesto proprio per riuscire a svolgerla, perché in tempi così ristretti eravamo veramente a corto di alcune linee guida che sono necessarie. Parliamo di quello che è la possibilità di fare una convenzione con un'importante iniziativa, ricordiamo, della Cole Marathon, che quest'anno arriverà alla 19ª edizione, ma è una delle 10 gare più importanti a livello italiano, e non solo italiano, mi viene da dire, considerata la presenza internazionale, che diventiamo un riferimento vero, tanto che anche il CONI, non a caso, sempre con la regione, lo portano all'interno di quella che è una premialità. Oltre questo ci siamo anche impegnati poi ad anticipare eventualmente quello che è il contributo che eroghiamo sempre a fine anno. Questo è fondamentale perché poi a loro naturalmente hanno tante spese importanti, e a garantire poi nel migliore dell'organizzazione, e questo vale per tutti i comuni, perché davvero il grazie penso che poi anche la società stessa lo diciamo a tutti, perché ci siamo trovati in linea, considerando che questa è una manifestazione fondamentale proprio non solo per la regione ma per un territorio italiano molto più ampio, perché è un riferimento, perché è una maratona di valori che permette di partecipare davvero tutti, quindi il fatto stesso che è amatoriale e vedere tante persone che si ritrovano proprio con la gioia nel cuore di arrivare fino alla fine malgrado i diversi tempi, penso che questo sia il risultato. Annibale, ora dovrete rimettere in moto la macchina organizzativa in poco tempo, una bella sfida. Sì, grazie al buon Dio, sappiamo che questa è la Maratona dei Valori, ci teniamo anche a fare qualcosa di spiritualmente. Quindi volevo dire che siamo partiti, grazie soprattutto al lavoro di Barbara Brunori, il tavolo è stato importante, che ha messo in piedi, abbiamo riunito tutti gli enti, i comuni e la regione, quindi abbiamo avuto un primo incontro, al secondo abbiamo deciso di ritornare sui nostri passi, perché giustamente eravamo in ritardo, il consiglio, il comitato avevano già detto no, quindi c'è stato, dobbiamo dire grazie a Barbara che ha avuto il coraggio di farci ripensare. Sì. Ora come si articola il percorso 2023, quali sono le novità? Ma le novità sono tante, noi il 19ª edizione si parte sempre il 7 maggio da Barchi. Avremo la maratona, ma avremo anche la mezza maratona bella organizzata dal Comune di Mondolfo, e poi ci sarà una novità, l'arrivo al Pincio, che penso che è veramente il posto migliore per degno di una grande maratona, perché lì c'è l'Arco d'Augusto, quindi. E poi avremo anche una 10 km dove accontenteremo quelli che non riescono a fare 21 la maratona, quindi diamo un'opportunità in più quest'anno, mettiamo in piedi anche la 10 km, perché il nostro obiettivo rimane quello, il nostro stile di vita, dove portiamo dentro tanta gente, visto il degrado sociale che abbiamo, si sente dire tanto, i ragazzi fanno uso di psicofarmaci, non è possibile in un mondo come abbiamo noi, e quindi lo sport è fondamentale. Il sport, io dico che è una medicina, una terapia per tutti, quindi noi ci mettiamo la nostra. Come ultimo appello ci rivolgiamo a tutti voi, iscrivetevi, perché la Maratona dei Valori è davvero per tutti. E abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quest'anno, da chi aiuta e da chi ci può dare una mano come partner.